Video notturno, belli! Dai che vi tiro un po' su dalle poltrone! Forza, 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 forza! Su dalle poltrone che ci mettiamo a guardare il video del Rasta, belli! Allora, partendo dal presupposto che sono stato io, il primo a criticare Cuore di Drago Maldini Paolo. Io sono stato il primo a criticarlo. Non mi convinceva la coppiata Boban Maldini come coppia della dirigenza, compreso anche Massara, l'ho detto di tutti i colori. Non mi convinceva il modo di lavorare che hanno. Poi è andato via Boban, ha preso il Malda in mano tutto. La situazione è letteralmente cambiata perché da due teste assieme sono da 2/3-4 teste insieme è diventata un'unica testa, quella che decide praticamente il mercato e molte altre cose. Si chiama Paolo Maldini, quello che va a parlare con i giocatori è Paolo Maldini. Lo fa in gran silenzio, lo fa senza fare circhi, senza fare mercati, ma lo fa con grande intelligenza e lo fa soprattutto con grande classe. Partendo dal presupposto che mi fa ridere i dirigenti e anche qualche youtuber, non voglio fare nome, non voglio fare pubblicità, dicono grande, grande errore di Maldini, della dirigenza, bla bla bla, sui non rinnovi di Çalhanoğlu e Donnarumma. Mi viene da ridere che criticano gente che Maldini ha vinto più trofei di tutti quelli messi insieme di quella biscetta acquatica, anche dei nostri, eh. Ha vinto più trofei di tutta l'Indal messa insieme, compreso anche il Milan. Mettiamola assieme. Partiamo dal presupposto che quando vai a fare i rinnovi, le soluzioni sono due. Sono stato io il primo a dire che di fare come fa Lotito, che faceva Lotito, che praticamente se non rinnovi va in panchina e fuori rosa. Ma cosa doveva fare? C'è quel testa di cazzo di Raiola che tanto è talmente potente, talmente psicologo, è talmente quello che è, che secondo me se lo sono anche voluti levare dai coglioni, perché dopo Ibra per me non ne prenderemo più uno di Raiola. Comunque, quindi trattativa difficilissima con un bambino viziato irriconoscente, bambino viziato irriconoscente, che però ci è servito per arrivare quarti. E questo è il primo punto. Donnarumma, anzi non voglio chiamarlo per nome, il 99, l'ex 99 più 1, ha contribuito veramente a farci arrivare in Champions, ok? Il non rinnovo è dettato dalla sua non voglia di restare, è stata una merda. Lui stesso, perché poteva rinnovare, anche una clausola ci si metteva d'accordo. Se fosse arrivato avrebbe detto: ragazzi, io rinnovo a 20-25 milioni, però 25 milioni voglio la clausola, così tutti guadagniamo qualcosa, io pure per Saint Germain li sborsava. Amici, come prima era finita, questo qua è il merda numero 1. Quella dirigenza ha fatto di tutto la dirigenza per tenerlo. Questo qua aveva il coltello dalla parte del manico, ha tirato la corda, già aveva deciso che voleva andare via il merda. È andato via. E poi arriviamo a lui. Arriviamo a lui e inizialmente, sinceramente, pensavo, potevo magari, sai, pensare e dire: cazzo, ma veramente questo qua ha chiesto dei soldi che non gli sono stati dati, o eccetera. Secondo me, sapete che sto arrivando alla conclusione veramente di dire che proprio la società questo qua non l'ha voluto tenerlo perché il suo ingaggio lo vuole dare a qualcun altro. Ma non è che niente niente, il Malda veramente c'ha un asso nella manica, perché secondo voi, ragazzi, che l'Inter ha preso a mezzo milione di euro in più Çalhanoğlu, secondo voi il Milan non gli poteva offrire un mezzo milione in più, un milione in più, portarlo a 5? Lasciando stare la regola che abbiamo dei 4 milioni massimo di tetto, quel cazzo che è 3, 4 milioni, quello che è. Ma secondo voi non avevamo i soldi per Col? E molti rifiutate è venuto da noi. Quello lì si caga nelle braghe, si caga. Quello lì è un caga in braghe. Quello lì è un caga in braghe come... Non sto dicendo che è scarso, calma, perché piedi ce li hai tutto quanto, per l'amor di Dio. Ma è il giocatore più emotivo del mondo. Sapete che niente niente, veramente sto iniziando a pensare che più che l'errore è stata proprio una scelta tecnica, è stata, perché... il Milan di certo non è che arrivava a non dare quel milione in più, se era una cosa per soldi alla fine, per non perderlo a zero. Sto iniziando veramente a pensare che proprio se lo sono proprio voluti levare dai coglioni. Non è che niente niente Maldini, che ne capisce più di calcio di tutti, perché insomma, avendo vinto quello che ha vinto, ha detto, vedendo loro proprio che ha fatto, ha detto: ascolta, già le ultime partite mi ha fatto innervosire questo qua. Lasciamo perdere, ma che con quei 4 milioni e 5 di ingaggio c'ho già che andare a prendere, perché noi non sappiamo come andrà a finire questo mercato, ma sicuramente ha qualcosa nella manica, che non si chiamava De Paul, sicuramente. Magari c'è qualcosa un attimino un po' più grosso di De Paul che noi non sappiamo. Magari c'è qualcosa anche a poco,
qualcosa magari di non giovane che lo porterà da noi senza spendere tanto, magari qualcuno che ha già giocato in campionato. Ogni riferimento è puramente casuale. Quindi non è che niente, 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 siamo qua che gli interisti, gli intertristi. Io non voglio dire niente. Io però la cosa che mi farebbe più ridere sarebbe che fra qualche mese a questo qua gliene dicono di ogni, soprattutto quando riapriranno gli stadi, che il primo e il secondo arancione, non le curve delle due di Milano, ma il primo e il secondo arancione, i vecchiotti per i giocatori, sono un incubo perché o ti esaltano o ti ammazzano. Io posso dirlo perché ho avuto 2 anni di abbonamento quando ero piccolino, ai tempi di Baggio, Simone, Savicci, Ricciuè e compagnia bella, come ho visto anche il Milan di Kleiner, ahimè purtroppo. Vi dico che sono terribili i vecchiotti di Milano, perché la curva sempre tende, le curve sempre tendono a non osannare, scusa, a incitare a squadre i giocatori fino all'ultimo proprio, fino all'ultimo sforzo. I vecchiotti del primo settore a Milano non è proprio così, sono terribili. Avevano avuto il coraggio pure di fischiare Seedorf. Vi ricordate quando Seedorf era andato verso la curva a dire state zitti, ma era andato verso il primo arancio, il primo rosso dopo quel gran cazzo di gol che aveva fatto. Mi sembra col Chievo era, che Suma trampo era, Suma era impazzito, che l'ho visto 100.000 volte quel gol lì, in 10 col Chievo. Comunque, vi aspettiamo, guarda, io mi tengo la risata per me. Ok, perché qua ci stanno pigliando per il culo e molti dicono, sì è vero, per Marche, addirittura qualcuno ha detto, non voglio fare nomi perché non voglio dire, ti fai pubblicità con quello lì che già mi sta sui coglioni. Grave, avete perso 100 milioni, ma se quello lì non ha voluto rinnovare, che è un infame, e quell'altro l'hanno voluto scaltare perché evidentemente proprio non volevano pagare l'ingaggio, hanno preferito più che pagare l'ingaggio, hanno voluto levarselo dai coglioni. Perché io non ci credo che non avevano quel milione in più che non sarebbero riusciti a trattenerlo se volevano. Evidentemente, dopo l'Europeo, prima erano in dubbio, si sono convinti che questo qua non lo volevano tenere. Io sto sempre più pensando questo perché lui non aveva altre offerte se non quella dell'Inter. Se non fosse successa la cosa di Eriksen, questo qua non sarebbe neanche andato all'Inter, perché l'Inter con soldi non avrebbe neanche pensato a lui. Ci ha pensato dal momento che Eriksen purtroppo è successo quello che è successo. Comunque, ditemi qua sotto quello che pensate, perché è un argomento che mi stuzzica. Questo passaggio anche da quello lì, che tanto con lui non ha mai fatto la differenza. Con questo non voglio sputare dove ho mangiato, perché le ho sempre detto che quando ha giocato bene lui ha giocato bene la squadra. Ma come ce ne sono lui, ce ne sono tanti. Poi, che abbiamo perso dei soldi ne siamo consapevoli. Ma quelli che non stanno pagando gli stipendi in Cina ci vengono a dire non ci avete perso soldi, inizia a fare adesso una campagna qui, soprattutto a dare un occhio, che ti verranno a chiedere determinati giocatori, quale il numero 9 fortissimo lì davanti, che voglio vedere se Lukaku sarà ancora nell'Inter, che adesso quell'altro se n'è andato via. Voglio proprio vedere già quello lì a destra, mi sa che tra un po', ciao, se va via anche quelli davanti, ciao belli, vedere se Calhanoglu ti fa il lavoro che ti fa la differenza che ti ha fatto Lukaku quest'anno. Comunque, un bacio a tutti, ciao.